con il numero 2 Coselli, con il numero 3 Nici. Oggi la prestazione, a parte i primi minuti iniziali dove abbiamo approcciato la gara con un po' di leggerezza e l'abbiamo subito pagato perché sono andati in vantaggio, poi dopo abbiamo preso il pallino del gioco in mano, abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo avuto il rigore, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto altre occasioni importanti e purtroppo sono un po' arrabbiato perché dobbiamo metterci un po' più di cattiveria, un po' più di determinazione, un po' più di coraggio e di personalità nelle situazioni. Invece siamo stati troppo frenetici, non abbiamo ragionato nelle situazioni, soprattutto vicine alla porta,
e questo mi fa un po' rabbia, bisogna rifletterci un po' perché sono deluso da questa situazione qui, assolutamente. Ma no, non credo che sia quello, credo che sia il fatto che si avvicina la fine del campionato, che sono giornate decisive, i ragazzi hanno sentito e sentono la pressione, come è normale che sia, ma la pressione ce l'hanno anche le altre squadre. E noi, se vogliamo fare questo sport, bisogna essere a un livello di coraggio e di personalità più alta, pur essendo giovani, non vuol dire niente, bisogna tirare fuori un pochino più di personalità e di cattiveria nelle situazioni. Abbiamo avuto 7-8 occasioni da gol, più rigore, una partita che dovevamo fare almeno 3 gol, non l'abbiamo fatti perché sostanzialmente ci manca la personalità, e questa o la tiriamo fuori o se no avremo dei problemi di qui in avanti. No, credo che sia un bene, perché sicuramente c'è una grande delusione in tutti noi per quello che è successo oggi, e credo che i ragazzi abbiano dentro il cuore, dentro la testa la delusione, e mercoledì vorranno subito, hanno senso di rivalsa, avranno voglia di fare risultato, e quindi è bene che ci sia subito una partita tra 3-4 giorni. Insomma. È chiaro che sia con la Ceretese che con l'Arcenese bisogna sempre giocarci, per cui un punto di vantaggio o 3 punti di vantaggio forse non fa tanta differenza. Quello che fa la differenza è il nostro atteggiamento, e se si ha questo atteggiamento qui siamo stati in cima tutto l'anno e rischiamo di perdere un'occasione importante. L'occasione invece va agguantata con fame, con cattiveria e con una dose di coraggio che oggi non abbiamo avuto. Beh, ora ci si concentra su mercoledì, si va a Maliseti a fare una gara importantissima che sarà diversissima da quella di oggi, perché si va in un campo brutto, piccolo, e quindi ci vorrà attenzione, ci vorrà lucidità, ci vorrà cattiveria, e vediamo se i ragazzi dimostrano di averci. Io sono convinto di sì, sono convinto che hanno il coraggio, che hanno la voglia e l'entusiasmo per cercare di riprenderci 3 punti, e ci affronteremo e approcceremo quella partita lì con questo spirito. Ma ora le cose cambiano un pochino, perché il Viaccia oggi è venuto a giocare a viso aperto e ci ha anche concesso tante situazioni, e quello che è cambiato in questo momento qui è un po' la pressione che la squadra sente, però a questa pressione bisogna reagire, non si può farsi stravolgere dalla pressione o dalle emozioni negative o dalla paura. Ripeto, se si vuole fare questo sport e farlo in un certo modo e a un certo livello, bisogna avere il coraggio di provare a osare, di tirare in porta, di essere determinanti nelle situazioni. Oggi non lo siamo stati, però mercoledì lo possiamo essere, lo dobbiamo essere a tutti i costi. Sì, è un'occasione di crescita, non ce ne saranno molte altre, penso nessun'altra, per cui era un po' l'ultima occasione di crescita per capire come bisogna atteggiarsi in certe situazioni. Credo che i ragazzi avranno 2 giorni per pensarci bene, per riflettere, per sentire un po' questa delusione qui, la sentiranno, e vediamo come reagiscono. Devono reagire da uomini, anche se sono giovani, è il momento di essere più uomini. Eh sì, purtroppo, cosa dobbiamo dire? Ci si aspettava, ecco, una giornata un po' diversa, sotto profilo comunque del risultato. La prestazione c'è stata, perché nel primo tempo abbiamo avuto loro sono partiti molto bene facendo il gol, molto bello anche da parte di Ridolfi, e la squadra comunque ha reagito bene, perché abbiamo iniziato a giocare e costruito tante palle gol. Adesso io quelle che mi ricordo limpide le abbiamo avute 5, e poi abbiamo avuto il calcio di rigore fallito e poi abbiamo fatto il gol. Chiaramente già il primo tempo ci si aspettava, insomma, di poterlo chiudere in vantaggio. Tra primo e secondo tempo avevamo chiesto alla squadra che ci poteva ricapitare sicuramente altre palle, di essere incisivi appena avevamo l'occasione. Ne abbiamo avute altre 3 e non siamo riusciti a sfruttarle, nessuna delle 3. Pertanto siamo amareggiati per questo, ecco. Creare palle gol e essere vicini a poter vincere, insomma, e chiudere la partita e non farlo, è
questo punto del campionato dà fastidio, dà noia. Ecco. No, non è la partita decisiva, è solamente che i ragazzi devono capire che la squadra è forte. Costruiamo gioco, mettiamo anche i giocatori in condizione di essere soli davanti al portiere e bisogna che il cambio di passo ci sia, perché comunque che domenica a Maliseti è una partita molto difficile dove una squadra che gioca, le occasioni da gol ce ne capiteranno poche e se chiaramente non le sfruttiamo non sempre ci può succedere come oggi, che comunque abbiamo avuto 8 nitide palle gol. Pertanto bisogna che i ragazzi capiscano che andiamo mercoledì a giocare e se abbiamo a disposizione 2-3 palle che creiamo dobbiamo fare gol, altrimenti diventa tutto più difficile. Assolutamente, perché è da comunque dal girone anche di ritorno è stato anche un po' all'andata se andiamo a vedere, perché abbiamo fatto tanti gol anche all'andata e ne abbiamo falliti tantissimi. Adesso però essendo il ritorno e poi oltretutto anche le ultime partite, le squadre giocano per gli obiettivi o per la salvezza o per i playoff o per i playout o per vincere il campionato e chiaramente le occasioni durante la gara diminuiscono. E dobbiamo essere assolutamente cinici, questo è il punto focale in cui noi dobbiamo lavorare sulla testa dei ragazzi, perché la squadra sotto il profilo del gioco non ci abbiamo niente da dire, perché anche oggi ha sviluppato il gioco, ha fatto il pressing, dietro va bene, abbiamo avuto, a parte il gol subito da parte loro dopo 3 minuti, un'altra occasione dove c'è stato un nostro errore e dove si poteva, ecco, insomma, dove abbiamo concesso la palla gol, però poi non abbiamo rischiato più niente. Il secondo tempo loro non hanno fatto un tiro in porta e sì, ma noi abbiamo costruito dall'inizio una squadra molto solida in difesa, abbiamo 7 difensori, tutti molto bravi, che sono tutti titolari. E lo dimostrano, ecco, poi il mister li fa girare, una volta giocano dei ragazzi, una volta giocano altri, ma fanno tutti bene. Tanto c'è molta solidità anche a centrocampo, purtroppo dobbiamo essere incisivi davanti, perché il problema è questo. Sì, noi lo chiediamo durante la settimana, anche negli allenamenti, di essere incisivi, e facciamo allenamenti specifici proprio per questo e adesso dobbiamo in queste prossime 5 partite essere cinici e portare a casa i risultati, e quando ci sono le occasioni vanno sfruttate.